Esatto, ti sono Francesca Giagnone, dopo l'intro super figo, super zarro, super tamarro a bestia, vi faccio vedere come realizzare questo make-up look un po' vamp, come si suol dire, con uno smokey eye dai toni del rosso. Allora, prima di tutto prendete il vostro primer preferito, il mio è di Make Up Forever, nella tonalità quella violetta per eliminare rossori e discromie. Estendetela su tutto il viso. Procedete quindi allo step del fondotinta. Io sto usando il fondotinta di NARS nella tonalità Deauville con una goccia di correttore di MAC nella tonalità NC10. Vado a stendere il tutto con una beauty blender sul viso, partendo dal centro per poi sfumare. Adesso riprendo il mio correttore di MAC NC10 e vado a eliminare le occhiaie con l'aiuto di una beauty blender. Sfumo il tutto e vado a eliminare anche quei piccoli rossori o quei piccoli brufoletti che ci sono a giro nel viso. Vado a fissare il correttore con la cifra di MAC Prep and Prime sotto le occhiaie, anche perché il make-up che andrò a fare dopo sarà piuttosto scuro, quindi se ci fossero dei fallout proprio immediatamente sotto l'occhio, li potrò facilmente levare con un pennellino a ventaglio, data la grande quantità di cipria. Il mio solito step delle sopracciglia ormai lo conoscete, matita e mascara di Essence principalmente. Se vi interessa sapere come faccio le sopracciglia, fatemelo sapere con un commentino sotto il video. E finalmente mi occupo degli occhi. Prendete Nude Plumetti di Givenchy o qualsiasi altra base e stendetela sulla palpebra. Adesso prendete Petra di Nabla e concentratevi essenzialmente sull'angolo esterno dell'occhio con un pennellino da sfumatura. Adesso andate a prendere Grenadine di Nabla e concentratevi nell'ultimo terzo dell'occhio. Stendete bene tutto il colore e mischiatelo insieme a Petra. Adesso prendete la Cocoa Blend di Zoeva, in particolare l'ombretto Bitter Start, che è il più chiaro, e posizionatelo nell'angolo interno dell'occhio per dare luminosità allo sguardo. Sempre dalla Cocoa Blend di Zoeva andate a prendere un altro ombretto Warm Tones e intensificate ancora di più lo sguardo concentrandovi sull'angolo esterno e sulla piega. Sfumate bene. Dato che mi sembrava di aver preso pochi ombretti da poche palette, ho deciso di prendere anche la Chocolate Bar, in particolare Cherry Cordial, e mi sono concentrata essenzialmente nell'angolo esterno dell'occhio, proprio per dare una specie di cat eyes a tutto quanto il make-up, o comunque a mantenermi sotto tonalità più scure, altrimenti l'effetto congiuntivite era dietro l'angolo e già ho gli occhi rossi di mio e realizzare un make-up congiuntivite non è proprio il massimo, almeno per quanto riguarda me. Mi sono concentrata essenzialmente, vi dicevo, sull'angolo esterno, all'attaccatura delle ciglia e nella piega. Poteva mancare Afrodite a questo make-up look, ma certo che no, quindi ho preso Afrodite di Nabla con un pennellino da eyeliner e mi sono concentrata essenzialmente nella rima inferiore, proprio per collegare l'ombretto nell'angolo esterno a una specie di linea nella rima inferiore.
Ho intensificato ancora di più lo sguardo con Black Heart della Naked 3. Mi sono concentrata essenzialmente sull'angolo esterno. Nuova, eh? Pensavate che lo mettessi da qualche altra parte, e invece proprio nell'angolo esterno, davvero. Ho sfumato bene, soprattutto nella piega. Dalla Cocoa Blend di Zoeva sono andata a prendere Pure Ganache e mi sono concentrata principalmente al centro della rima inferiore e a mischiare l'ombretto dorato con Afrodite che avevo precedentemente applicato. Vado a illuminare ulteriormente lo sguardo con l'illuminante di NARS Albatross. E definisco ancora di più lo sguardo con una matita violacea scurissima di Kiko, concentrandomi sull'angolo esterno, inferiore e superiore. Finalmente è il turno del mascara, il mio è Noir Coal di Chanel e ho fatto due passate. Qui tra l'altro ne vedete già una, già fatta, bella differenza, eh? Sia sulle ciglia superiori che sulle ciglia inferiori. Molto manga style e boh, Wow. che effetto. Davvero. Qui stavo pensando a cosa fare e illuminare è la risposta. Ho preso l'illuminante NARS di Albatross. L'illuminante Albatross di NARS, oh mio Dio, cosa sto dicendo? E sono andata a concentrarmi su zigomi, naso e arco di Cupido. Rossetto, questo è Looking Ahead di Make Up Revolution e il make up è finalmente finito. Fatemi sapere se questo make up look vi è piaciuto con un bel thumbs up sotto il video e se vi va iscrivetevi e commentate qua sotto. Un bacione a tutti quanti e un carissimo saluto al prossimo video. Ciao ciao!